Auguri tantissimi da tutti noi del cast di Via Teulada 66. 30 anni sono importanti per una donna, penso che siano importanti anche per un concorso. Tra l'altro un concorso che ha una credibilità superiore. È importante secondo me che un debuttante si affidi ad un concorso che abbia peso, che sia credibile, che si cimenti con gli addetti ai lavori, quelli veri. Quindi se posso lanciare uno slogan, diffidate dei concorsucci. E se vi dovete iscrivere ad un concorso, sceglietene uno di questo peso e di questa importanza. Ci sono discografici, stampa, un'organizzazione che non sbaglia un colpo. Quindi essere creduti in quella circostanza vuol dire che il futuro, anche se non si è vinto il concorso, se non si è arrivati primi, è comunque già più roseo. Loretta, cosa ricordi della tua partecipazione a Castrocaro? Dunque, che cosa ricordo? Ricordo che il presentatore di Castrocaro di quell'anno era Mike Buongiorno, quindi un mito, il mito che è ancora oggi tra l'altro. Ospite d'onore era Gigliola Cinquetti che mi sembra soltanto un anno prima o due aveva vinto non solo Castrocaro, non solo Sanremo ma anche l'Eurofestival. Io arrivai in riserva, cioè entrai nella serata finale per il rotto della cuffia e forse per la bontà di Gianni Ravera e di Mike Buongiorno, che ricordo disse nel presentarci al pubblico televisivo: queste ragazze non sono in concorso, sono però molto brave, non hanno tifato perché nessuno si ammalasse, quindi secondo me meritano la vostra attenzione, e ci fecero cantare. L'altra riserva accanto a me era Aida Nola, allora oggi Aida Cooper, che faceva tutto un altro genere, così come lo facevo anch'io. Io cantavo La notte dell'addio, avevo scelto questa canzone bella, importante, e lei una canzone che mi sembra fosse Sera, che aveva cantato Giuliana Valci, anche lei credo uscita da Castrocaro, quindi un melodico romantico, una bella voce calda, insomma cose diversissime. Io ero molto timida e mi dispiacque molto a quell'epoca che la stampa pensasse che io mi fossi iscritta a Castrocaro approfittando della mia popolarità di attrice, avevo appena fatto Beatrice nella Vita di Dante, mentre per me il desiderio era quello di non fare il disco come attrice che fa il dischetto eccetera, ma di fare la cantante e quindi di dover seguire per affermarmi come interprete un iter serio. Volevo mettermi alla prova e la prova migliore a quei tempi era, come forse ancora oggi è, Castrocaro.